Ciao palavolisti, oggi si vlogga e vi porto con me in un allenamento tipo, quindi una mia giornata, diciamo, di allenamento. Sono le 5 e mezza, ho appena finito di studiare per l'università e adesso vado a casa di Giorgio che c'è una sorpresina. Tra l'altro, raga, esistono due tipi di persone, quelle con il borsone ordinato e quelle che hanno roba tipo dall'anteguerra che dici, ma che ci sta a fare? Tipo... tre elastici che non uso, quattro elastici. Poi abbiamo il cordone dell'accappatoio che non uso mai. Una seconda borraccia, così tanto per, magliette a caso, pezzi di plastica a caso, un altro shampoo che non pensavo di avere. E poi cos'altro abbiamo? C'è un post-it con scritto tre costi, boh, e un vecchio scontrino. Vabbè, insomma, forse è arrivato un attimo il momento di pulire dentro questo borsone. Nah, ma chi ce la voglia? Prendo e risbatto tutto dentro, poi un giorno forse della mia vita metterò a posto. Questo in realtà non è una schifezza che ha nel borsone, ha un senso. E ve lo consiglio, mettetevi un laccetto dentro al borsone che può essere sempre utile, perché se vi si rompono quelli delle scarpe da gioco è un gran casino. E prendi e smontati le scarpe con cui sei andato all'allenamento, eccetera, eccetera, eccetera. Invece se avete un laccettino buttato lì vi torna sempre comodo, quindi consiglio. Accappatoio, ginocchiere, due magliette perché sudo di brutto, pantaloncini, calzini da gioco, mutande di cambio. E poi parte fondamentale, le mie scarpe. Se volete sapere come le ho scelte, perché le ho scelte, come sono e come si scelgono le scarpe da pallavolo, trovate in descrizione il video. Penso di non essermi andato all'allenamento così elegante. Cioè, notare outfit check, questo scarponcino che io amo. È un po' elegante, ma oggi va così. Di solito sono vestito come un cane quando vado ad allenarmi. Buondì, questi tre pezzi con le cipolle? Merenda presa. Sono salito in macchina e apro lo sportello, tocco appena appena la portiera della macchina accanto. Ho detto minchia, meno male che non c'era nessuno. E invece no, mi giro e c'era il tizio dentro. Grande Ferdi. Sapevi, vero? Sì, buonasera. Buonasera portiere. Buonasera. Grazie. Io farei, vabbè, qui accorciare un po'. Sì. E qui però tipo non come a Simone, non così tanto perché non è da me. Però sempre più o meno con questo, con questa cosa che un pochino sale. Ok. E boh, divertiamoci, insomma, vabbè. Cazzo ce ne frega. Andiamo. Adesso devi parlarmi tipo come va con la ragazza, sì, il tempo com'è. Certo, questo è il momento in cui ti guardi allo specchio, non sai partire. E sì. Dici quanto cazzo sono brutto. Ah, sei stato bello drastico? Era un po' siccome. Ci sta, ci sta. Ah, chiedo scusa a tutti i parrucchieri professionisti che guardano questo video. La mia tecnica è un po' un merito, però. Ah, è altra cosa che fanno i parrucchieri al 90% dei casi. Te lo poggiano sulle spalle. Sì. Senti, che sono già... Ti sta chiamando Dani Rosso, rispondo io. Vai. Pronto? Dimmi. Pronto, papà? Sei ancora gonfio. Può essere che non mi riconosci. Ma sei sempre gonfio. Papà, ma sono Giorgio, sei proprio gonfio, se non... Tieni, Giorgio. Ciao, papà. Ciao. Ma c'è il video, tra l'altro. Chi è che mi ha risposto? Ferdi. Ecco, non sembrava dalla voce, però dicevo come... sembra scemo. Disclaimer, Danilo non è davvero gonfio, eh. È una battuta nostra. È una roba nostra. Tra l'altro, ve lo ricordate nel video di quanti anni fa? Una vita. Secondo me era prima. Era prima del Covid. Del Covid. Probabilmente perdiamo il ginocchio oggi. Dici. Andiamo. È finito questo beach. Male, però vabbè, ci siamo divertiti, era la prima. Fondamentalmente secondo me bene, per essere la prima. Sì, sì, infatti, per essere la prima potevamo mancare tutti roba. I palloni, invece abbiamo giocato. Io la prima l'anno scorso ero tipo reparto anziani del CERT, tra l'altro. Tipo quel giorno che sempre, cioè,
Ma sai che non mi ricordo. Da dove è uscita così? Cioè, penso che non ci saremmo mai visti, credo, fuori dalle palestre. No. E non giocavamo neanche insieme. Quel giorno sì. Sì. E poi, cioè, non so. Ne sono passati di anni e mai avrei immaginato che ora ci trovassimo qui a tagliarmi i capelli. Ma fai anche happy ending? Dipende. Dipende? Da cosa? Si gira. Riattaccameli. Altro problema di parrucchieri. Cosa gli hai fatto? Tanto va bene? E tu tipo non puoi dirgli. Ma no. Sincero. Vabbè, insomma, questo è il risultato finale. Lo potete votare nei commenti. Non so cosa dire. Va bene, dai. Quindi se sono brutto, la colpa è sua. Se sono bello, il merito è suo. Grazie, signor parrucchiere. Grazie, maestro. Buona merenda. Grazie. No. E si va ad allenamento. Yes. E oggi Giorgio prova la mia macchina, gli faccio fare un giro al barbiere. Al barbiere. Barbiere autista. Barbiere autista, minchia, vero? Oggi mi fai da servo, che bello. E siamo arrivati in palestra, un po' in ritardo perché abbiamo perso tempo col taglio di capelli. E niente, tanto oggi siamo tipo pochissimi ad allenamento perché un bel po' di assenze per malattia. Cosa hai comprato oggi? Fare YouTube è contagioso. Sì, ragazzi, da oggi divento. Iscrivetevi al canale YouTube. Prima iscritto vince il video di Piccolo Nudo. Prima iscritto vince il video. Ciao. E un corso di lessico italiano. Quello lo regalo a me, però. C'è un Giorgio davanti a me completamente nudo. Abbiamo finito l'allenamento, siamo qua in macchina, stiamo tornando. Ferdi sta bestemmiando perché ha chiuso la strada per prendere l'autostrada a guida rossa, e quindi stiamo passando da sotto per andare a prendere la sua ragazza, che poverina non ha l'acqua in casa. Detto così sembra una poveraccia. Comunque, senti un po', Gio, dimmi tutto, come sta andando sto campionato secondo te? Qual è il tuo feedback? Passiamo la linea a Pisciano. Luca, avete si potrebbe fare molto di meglio, ma non ci lamentiamo, siamo positivi perché adesso sarà la risalita della Sant'Antonio, ragazzi. Bravo, ben detto. E niente. Se vuoi puoi andare a destra. Sì, posso, però sì, per un attimino. Finta? Giorgio, perché c'hai la mano sullo specchietto? Non ci ho visto niente. Vabbè. Abbiamo rischiato un incidente. Direi che è arrivato il momento di salutarsi. Chiudere. Quindi, ragazzi, e ci vediamo al prossimo. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, mettete like, attivate la campanellina e ci vediamo nel prossimo video. Bella, ragazzi. Che bravo questo youtuber. Ha ha ha.